Napoli 1911. I protagonisti della nostra storia vivono nella pensione Stella, laggiù, nel grosso portone. Volete conoscerli? Avanti. Interroghiamo la cameriera. Signorina, scusi. Dice a me? Sì, volevamo sapere dove è stata di bella. A prendere il caffè. Ah, e ci dica, come si trova in questa pensione? E come vi devo trovare? Qui ce ne vorrebbero almeno 10 di servitori. E invece ci sono io sola e devo combattere con i pensionanti che sono certi tipi che non vi dico. Questi per esempio sono clienti nostri. Sono 3 acrobati. Vanno tutti i giorni in palestra perché stanno preparando un nuovo numero. Questa invece è una povera vedova. Si alza presto tutte le mattine per andare al cimitero a salutare il povero marito. E gli altri pensionanti non ce li potrebbe presentare? Come no? Accomodatevi di sopra. Stanno tutti nella sala della pensione aspettando il caffè che sono andata a prendere. Favorite. Grazie, con piacere. Allora, signorina, ci dica, questo chi è? Questo è il signor Carlo, il padrone della pensione. Non gli sfugge niente, sta sempre con gli occhi spalancati. E quest'altro? Questo è il signor Raffaele, il fratello del proprietario. Si legge continuamente la parte di Otello che deve rappresentare domenica prossima. Perché? È un attore? No, crede di esserlo. Questo è il colonnello a riposo Pizzo Scevola. Strilla sempre, non gli va mai bene niente. E c'è qualcuno qui nella pensione che tutti i giorni gli fa certi scherzi. Ah, simpatica questa signora. Chi è? La signora Cristalli e il marito. Ah, lei mica male, eh? Ma lui è geloso esagerato. Non ragiona proprio. Perché? Dice che lei tiene l'amante qui in pensione. Oh. Ah, ecco la signora Amalia. E chi sarebbe questa signora Amalia? La sorella del proprietario. È vedova e non vede l'ora di affibbiare la figlia a qualcuno. Questa è la figlia? Sì, Rosina. E la signora sta sempre a caccia d'un marito per quella mezza scema, che io se fossi uomo non me la sposerei nemmeno se tenessi milioni. Oh, ecco la vedova, quella del cimitero, eh? E questo chi è, un artista? Ah, che artista? È il maestro Pastetta, è un musicista fallito. Lui si crede un genio, però sta senza un soldo, non paga la pigione e ci strazia le orecchie tutto il giorno col suo violino. Che tipi. E adesso scusatemi, ma devo portare il caffè, altrimenti si raffredda. E a quelli chi li sente? Con permesso. Carmela, Carmela, ma insomma aspettiamo te. Ecco il caffè. Ah, finalmente, tanto ci voleva. Mi sono fermata con Don Gaetano, il postino. Mi ha dato questo telegramma per il dottor Cicillo. Dammi, va, servi il caffè subito. Senta. No. Cattive notizie? No, arriva lo zio del dottor Cicillo. Ah, con la pila di soldi. Proprio lui, parte stamattina da Rocca Secca. Ah. Di Rocca Secca, diamo tutti l'estremo addio al nostro amato signor sindaco Don Felice Ciociamocca, che parte per un lungo viaggio, va a Napoli. Concittadini amatissimi, in cambio del commovente affetto che mi dimostrate prima di partire, vi do una gronzolante notizia. Per l'avvenire e per l'incremento di questo nobile paese, io ho deciso di costruire a spese mie un magnifico manicomio. Signor Silvio, scusi, sa, invece di pensare ai pazzi, perché non pensa ai porci? Almeno ci fa avere il pastone a buon prezzo. State tranquilli, per me siete tutti uguali, uomini e porci. Provvederò a tutti. Scusate, Don Felice, dal momento che volete abbellire il nostro paese, perché al posto del manicomio non ci fate un bello caffè Chantant? Come quello che sta a Frosinone. Così ci facciamo venire le Chantose da Roma. E da Napoli. Io faccio venire le Chantose a spese mie. Ma il mestiere mi sarei messo a fare. Non lo fare? Ma non ci pensare nemmeno. No, signore, il manicomio. E mio nipote Cicillo, che si è laureato a Napoli, ne sarà il direttore. Allora, signor sindaco, prima di partire, se volete passare in rivista il nostro corpo delle guardie comunali... È un mio dovere. Bene. Avanti.
quella lì. Oh. È quello dei valorosi pompieri di Roccasecca. Ah, per Marco, i pompieri. Mi sembrano delle facce conosciute. Come si vede che sta ragazza è tua figlia? Non è mica colpa sua se non è stata mai a Napoli. Se era vivo il povero padre suo l'avrebbe già vista da un pezzo. Lui sì che ci teneva la famiglia. Ah, perché io non vi sto portando a Napoli io. Sa, anch'io vado a Napoli. Ah, sì? Sì. Bravo, complimenti. Grazie. Si vede subito l'uomo che va a Napoli. Bella città, eh? Bellissima, adorabile. Pensi, io ci ho fatto il militare. Ah, sì? Pensi, io ci ho fatto il rivelibile. Di un po' il telegramma a Cicillo ce l'hai fatto. Astoro l'ha già ricevuto. Figurati quel povero figlio come sarà felice nell'apprendere la notizia del nostro arrivo. Oh, maledizione. Arriva mio zio. E questo non ci voleva proprio. Quando è arrivato il telegramma? Adesso? In questo momento ve l'ho portato subito. Cicci. Che? Ma non si gioca più. Ma che vuoi giocare? Che vuoi giocare? Oh, maledizione, proprio non ci volevo, guardate che disdetto. Cosa volete che mi dica? Figlio tu sei del nero abisso, or dunque, sfida la morte. Come? Otello, terzo atto. Ah, ora fe... Ma guarda, guardalo poco, quello sei. Qui, Micheli. Che c'è? Micheli. Micheli, io sono rovinato. Hai perduto il gioco un'altra volta. No, no, peggio. Siedi. Eccomi qua. Tu non sai niente. Ma cos'è successo? Sio felice, arriva a Napoli. E beh? Come me? Tu mi devi aiutare, mica mi devi salvare. Ma salvare da che cosa? Allora non hai capito. Quelli sanno che io 6 mesi fa mi sono laureato. In 3 anni che sto a Napoli mi hanno mandato più di 60.000 lire. Lo so, lo so. E io? 3 mesi fa, poi, avevo bisogno di altre 10.000 lire. E gli ho mandato a dire che mi servivano per le spese di una clinica dove c'avevo 15 pazzi. Ma senti che sei andata a inventare. È vero. 15 pazzi? Dite pure. Un vermut. Tu te lo prendi? 2 vermut? No, 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 uno. Ma che vermut? Perché? Ma mi metto a brindare. 15 pazzi? E non ridere, ti prego, adesso cosa sei? Non fa ridere. Oh, tu non lo sai, zio, come la pensa. È quella vecchia tremenda della moglie. Quelle se scoprono qualche cosa non mi danno più un centesimo e io sono rovinato. E come faccio? Lo credo bene, lo credo. Per di più adesso mi servono urgentemente 500 lire. Le devo dare a Don Nicolino. Le ho perdute al gioco, hai capito? 500. E quello non vuole più aspettare. 500? Io mi sparo. Ma mi che sparo? Sparà? Sì, mi sparo. Ma che vuoi sparare? Senti, qua bisogna fare qualche cosa. Lo so, innanzitutto bisogna pensare dove mandarli ad abitare appena arrivano. Ad abitare? Che ne diresti del Villino De Rosa? Villino De Rosa? Vabbè, ma non ci stanno i padroni. No, quello sono partito da 15 giorni. Sì. Poi conosco benissimo la portiera, me ne interesso io. Tu cerca solamente di farli ripartire al più presto possibile. Davvero? E te lo dico io. Grazie assai, Michele, sei veramente un amico. Guarda, allora noi facciamo in questo modo. Dimmi. Io li vado a prendere all'arrivo. Sì. Tu vai a preparare il villino e poi io li accompagno giù. Sta bene. Grazie di vero cuore, Michele, sei un amico. Di vero cuore? Di vero amico. Signor sindaco, avete comandi? Niente, grazie, arrivederci. Arrivederci, buongiorno. Buongiorno, signore. Ma Cicillo non è venuto? Non lo vedi che non è venuto, non c'è? Ma dimmela così, il telegramma ce l'hai fatto? Gliel'ho fatto, gli ho specificato tutto. Sì, puoi vedere che ti sei dimenticato di mettere il nome e l'indirizzo. Come c'è? Ma che sono un cretino io? Non sono un cretino. Io sono stato cretino una volta solo in vita mia. Quando, zio Felice? Quando ho sposato tua madre. Oh, zio Felice, ecco Cicillo. Uè. Zio Felice. Uè. Zia Concetta, buongiorno, scusate. Buongiorno, Marghei, scusate il ritardo, ma i malati mi hanno trattenuto e non ho potuto venire prima. Perdonatemi, prendiamo una carrozzella. No. Sì, che accompagna l'abitazione. No, che carrozzella, siamo stati fino adesso seduti in carrozza, siamo stanchi di star seduti. Se non fosse lontano, noi si preferirebbe andare a piedi. No, e sono 4 passi, è vicino. 4 passi? Sì, tutta la sera.
senti? Sì. Tu pure te la senti? Sì. Se la sento, io me la sento, facciamola a piedi quattro passi. Vabbè, come volete voi. Anzi, per la strada, sì, tu mi dirai tutti i ragguagli sul conto dei pazzi. Va bene, andiamo, è vicino, ci sono quattro passi. Prego, prego. Sì, io preferisco. Ciccino, hai detto sono quattro passi. Questi sono 40.000 passi. No, e ci siamo arrivati, eccolo. Questo è il villino de Rosa. Pure è molto bello, è grazioso. E dentro è anche meglio, vi ci troverete benissimo, sì, vedete. Buongiorno, ecco, buongiorno, vedi. Queste sono le persone che devono abitare la casa, gliela fate vedere? Sì, senz'altro, accomodatevi, prego. Avanti, avanti. La faccia strana. Avanti, avanti, avanti. E tu che fai? Non resti? No, non posso, c'ho un appuntamento urgente al caffè della Torretta. Non ti fermi. Non posso assolutamente, si tratta di lavoro, capite? Ah, se si tratta di lavoro, ricordati, la professione innanzitutto. Sì. La professione innanzitutto. Sì, ma io vi passo a prendere, aspettatemi. Ci vediamo dopo, Sì, a più tardi. Arrivederci. Arrivederci, zio Felice. Auguri, per la nuova abitazione. Questo è l'ingresso, dove c'è una finestra con una bella veduta che dà sul mare. Ah, si vede tutto il panoramica, sì, signore. Andiamo a vedere. Non si può vedere perché la porta è chiusa. Però c'è la discesa che va in giardino. E là in fondo poi, signore, avete voglia di vedere il mare. A te il mare piace tanto, Sopra c'è il terrazzo, signore. Sopra? Un terrazzo bellissimo. Beh. Lì potete stendere i panni, fare delle belle tavolate all'aperto. Sì, alla sera mangiamo all'aperto, quello al terrazzo. Sì. Andiamo a vedere. No. Perché è chiusa, signore. Però c'è la discesa. È aperta? Sì, è sempre aperta. Meno male. La discesa che va in giardino. Là, signore, avete voglia di stendere i panni e di mangiare all'aperto? Mangiare in giardino? Sì. Da questa parte, signore, vi faccio strada. Prego, da questa parte. Accomodatevi, signore. Da questa parte. Ecco. Questo è il salone. Bello, Bello. Il pianoforte! No, è chiuso. Questo poi sono le camere. Oh, dimmi una cosa, queste sono tutte camere? No, qua c'è il bagno. Ah, un bel bagno di lusso, signore, con tutte le comodità, Acqua corrente? Tutto. Gli si spira il rubinetto, scende l'acqua calda, l'acqua fredda, sapore, asciugamare che uno si può... Tutto. E allora vatti a lavare, va? No, la signora non può. E perché? E perché è chiuso. È chiuso? E vabbè, ma dico, c'è la discesa, il giardino. Te laverai in giardino. In giardino? Poi c'è la camera da pranzo, vedi? Ah, bella, bellissima. Bella. Oh, ma biancheria e stoviglie ce n'è? Come no, signore? Questa è una casa di lusso, non manca di niente. Non so quanti armadi ci sono. Finalmente, quello che fa per me. Lei va pazza per gli armadi. Sì. Ma che soddisfazione ci dà, non lo so. Oh, quando vede l'armadio, se lo mangerebbe. Ma sono chiusi. Figlia mia, questa non è una casa di lusso, questa è una casa chiusa. Oh. Cicci. Oh, Nicolino, te va a cercare mamma e per te, vuole dei 500 lire. Lo so, Michele, lo so, non mi porti una novità. O Nicolino va cercando me, io vado cercando le 500 lire e ci rincorriamo, io e Don Nicolino. Ma io non capisco, tuo zio sta a Napoli. Mio zio? Buongiorno, cara signora, dottore. Buongiorno, Michelino. Buongiorno. Scusate, avete visto il professore De Luca? Professore De Luca? Quello alto, col pensionè. Col pensionè? Non l'abbiamo visto. No. Strano, no, perché sapete, c'era un mezzo progettino con mia figlia Rosina. Sì. Andiamo, va, grazie. Prego, signora. Tu dici mio zio. Ma tu non sai qual è il guaio grosso con zio Felice, il guaio vero. E qual è? Quello mo si è fissato che vuol visitare la mia clinica dove ci stanno i pazzi. E io dove li vado a prendere questi pazzi? Beh, non ti preoccupare, ma ti pare che per tutta Napoli non troviamo dei pazzi. Lo so, Michele, lo so che Napoli è piena di pazzi, ma i pazzi di Napoli non stanno a mia disposizione. A me me ne servono perlomeno 15. Vabbè, si come può faccio? Parlare con qualcuno. Con qualcuno chi? Aspetta, si potrebbe chiedere a qualche... a qualche infermiere del manicomio di Aversa. E quello che gli costa allora? Ce n'hanno tanti. Che le costa? Una quindicina di pazzi per una mezza giornata in prestito. In prestito? Sebbene, sai, io sono nemico dei prestiti. Hai visto con Don Nicolino che è successo? Scusate, signora. Quel baroncino, non mi ricordo più come si chiama, quello con la caramella, l'avete visto passare? No, signora, abbiate pazienza, non l'abbiamo visto, non abbiamo visto proprio nessuno. Nessuno, strano, perché c'era così una mezza idea con Rosinella. È vero, così? Sì, mamma. Vero, Valentina. E quel giovanotto Bruno. Giovanotto Bruno. Sì, quello che ha capelli ricci, simpatico, i baffetti. Quello che ha capelli ricci. Che passa sempre. Non l'abbiamo visto. Nemmeno. Oggi non passa nessuno. Prestiva. Signor, qua c'è solamente Peppino cameriere. Peppino. È un bel giovane, simpatico e poi elegante, distinto, sempre in nero, in fragile. Ma ci pigliamo una bella granita di limone. Permesso. Prego. Peppino? Anda scocciando, lei ha la mania di sposare quel roscio. Vabbè, ma se non fosse così matte, non sarebbe ad abitare alla pensione Stella. Questo anche è lei. Michele, che hai detto? Come io? Adesso? Adesso, a proposito della signora... Ripeti. Se non fosse così matte, non sarebbe ad abitare alla pensione Stella. Alla pensione Stella? Michele. Vieni con me.
Sì. Allora ci siamo. Li trovate pazzi. Porta zio Felicio alla pensione dove abito io. E gli dica: questa è la mia clinica e questi sono i miei pazzi. E lui ci crederà. Meraviglioso, e vedrai che andrà tutto benissimo. Andrà tutto bene. Io gli raccomando di non muoversi da vicino a me, di non parlare, di non dire niente. Ma sì, stai a posto. Tanto qua in fondo siamo tutti pazzi. Come hai detto, Michele? Adesso... Ripeti un po'. Siamo tutti pazzi. Michelino mio bello, ma tu quando parli che esce l'oro dalla bocca tua, a me mi è venuta un'altra idea. Io a te ti faccio passare per uno dei pazzi che stanno sotto la mia cura. Poi faccio pazzi. Ma sì, aiutami, mica, ti prego. Tu adesso l'hai detto che siamo tutti pazzi, non ci vuole niente. Non ti preoccupare, ti faccio passare per un pazzo calmo. Non lo so. Un maniaco a sfondo malinconico. Hai capito? Convinto di essere un grande tenore, il più grande interprete del barbiere. Ti faccio un barbiere? Lo fai un barbiere, Michele. E può essere pure che zio Felice, vedendo te, si spaventa al punto che non vuol vedere la griglia. Vabbè, ma io... Basta, no, basta, Michele. Adesso tu te ne vai. Io li vado a prendere e li porto qui. Sì. Fra 10 minuti tu ritorni. Sì. Però non sei più tu. Sei un folle, evaso dalla mia clinica. Al resto ci penso io. Dimmi poco, ma loro già sono andati ad abitare a Villino de Rossa? Sì, ci sono andati, l'ho accompagnato io stesso. Tu hai dato una bella mancia a Bettina. La mancia a Bettina, mica siamo alle solite, io non tengo nessuno. No, perché io dimenticai di dirtelo. I proprietari, quando sono partiti, hanno chiuso tutto. Armate, finestre, balcone, veramente. Tutto chiuso. Sì. Oddio mio, ma che altro guai succede? Un altro? E come avranno fatto quella povera gente? Zio Felice, la moglie e la figlia. Zio Felice? Stanno venendo. E non me ne aspettate. Amiche! Qui! Allora mi raccomando. Sì. Vai. E torna fra 10 minuti. Vai. Correndo. Con gli occhi del pazzo. Con gli occhi del pazzo. Aiutami, non mi abbandonare, Michelì. Piano. Sì, perché non mi avete aspettato? Io proprio adesso vi venivo a prendere. Cici, c'ho un capello per dialogo con quella casa. Ma perché? Come perché? Che ti prego, sul caffè è aperto. Il caffè è apertissimo. No, perché alle volte, sai com'è? È aperto di fuori e chiuso di dentro. E poi si va giù nel giardino, ne lascia solo e va a prendere il caffè. Non ridere. Non ridere un po' spiritoso, tu hai capito? No. Io penso dove andremo a dormire stanotte, felice. Non ti arrabbiare. Andremo sotto al portone della villa, sì. Ma perché, scusate? Sedetevi. Perché? Come perché? Perché almeno quello è aperto. Ecco. Piuttosto che vi prendete? Peppino, che vi prendete di qui? Io vorrei una gassosa lampone. Una gassosa al lampone per la signora. Margherita, tu? Io niente. No, prendete qualcosa, come niente, prendete qualcosa. Una cioccolata. Ecco, bravo, se piglia la cioccolata. Una cioccolata raccomandata, la signorina. Peppino. Vieni qua. Peppino. Portami mezzo litro. Mezzo litro. No, aspetta un momento, scusa, Peppino. Sì, Peppino, ma questo è un caffè. Che c'entra in mezzo litro? Portami mezzo litro e un caffè. Sì, sì. Io il caffè lo metto nel mezzo litro, faccio il caffè corretto, lo bevo così. Felice, noi dobbiamo pensare alla casa. Ah già, perché è impossibile, umanamente impossibile rimanere 10 giorni in quella casa. Come si fa? 10 giorni? Già. E vabbè, quando è caro questo nipote mio. Lui si impressiona perché dice stanno solo 10 giorni, stanno. Ma no, io... Allora Cicillo, tu devi capire che io ho i miei affari, io ho una carica politica, modestamente, io sono il sindaco. No, io mi impressiono per i 10 giorni, che non è possibile proprio. Voi ve ne dovete partire domani. Partite. E perché è proibito stare a Napoli? No, non è che è proibito, ma qua a Napoli, dopodomani, ci saranno le elezioni politiche. Succederanno cose tremende, tumulti fra partiti. Ma, insomma, lo sapete che a Napoli l'ultima volta abbiamo avuto 50 morti e 300 feriti. Sia felice. 300 feriti con prognosi riservata. Perbacco. Come ha detto Felice, non ho capito. Ha detto che ci hanno avuto 50 morti e 300 ammalati di prognosi riservata. Una nuova epidemia? Già. Come fosse un colera, no? Si capisce, qui loro fanno le cose all'ingrande. Invece al nostro paese, a Roccasecca, l'ultima elezione che c'è stato, un morto solo, ma magro, un morto macilento. Certo, sono paesi non progrediti, si capisce. Già. Allora andiamo via subito, io ho paura. Vieni pure tu, poi ritorni. No, io non posso venire. Come faccio? Non è possibile. Certo, Cicillo c'ha la clinica. C'ho la clinica. A proposito, dopodomani, durante i tumulti, statene a casa, statene con i pazzi, che è più tranquillo e più sicuro. Sì. Oh, e quante camere c'hai in questa clinica? Quante camere c'ho? Una ventina di camere. Oh. Però, vedete, non è una clinica vera e propria, è una specie di pensione, ecco. Io l'ho chiamata pensione stella.
Bravo, mi piace, mi piace. Pensione per al di là. Giusto. Oh, bravo. Guardalo là, guardalo. A 25 anni è già padrone della pensione. Questo qui a 40 si compra il manicomio da Versa e di Volterra. È troppo buono. Oh, ma ci vedi. Sono i pazzi? Sì. Oh, come non ci sono i pazzi. Con Gè, che domanda fai? Ce ne sono una quindicina, però sono tutte persone per bene, sapete? Ah, sì, tutti signori distintissimi. Sì, e lui ha buon gusto. Lui quando sceglie un pazzo sa cosa sceglie. Certamente. La psichiatra. E sono pazzi sfrenati? No, sfrenati non tutti, sì, ce n'è qualcuno. Lui ce n'è, sennò così come si fa? Lui c'ha una clinica per i pazzi, con i pazzi tutti calmi. Ci senti? Sì. Prima di andar via, questi pazzi me li devi far vedere. Ci tengo proprio. Io vi ci porto. Ma mi raccomando, voi non fate capire che siete andato lì per vederli. No, Cicci, ma che sono un bambino io. Io i pazzi so come vanno trattati. Il pazzo va assecondato. Giusto. Concetta, di la verità. Io ti assecondo. Ecco, sono pazza io. No, dico, io sono propenso alla secondatura. Ecco, e soprattutto non bisogna contraddirli. No, no. Per esempio, guardate, io, fra i miei pazzi, ce n'ho uno in cura. Tu? Io, sì. Capisco. Oh, questo qui prima era furioso. Adesso invece si è calmato abbastanza. Gli è rimasta un'unica fissazione. È convinto di essere un grande tenore. E che... Senti, e che Rossini, il barbiere, l'ha scritto per lui. Ah, questa è bella. Questa è magnifica. Dammi ragguagli, Sì, sì. Fammi sentire. Beh, tu hai indagato, hai appurato. Che cosa? Questo barbiere, il Rossini, non l'ha scritto per lui. No, non l'ha scritto per lui. Perché, cioè, con sé, il barbiere di Rossini è un altro. Oh, ditemi una cosa, c'è qualche cosa per guarirlo? Sì, 500 lire. Beh, questo è un pazzo venale. No, no, è una macchina per delle scosse elettriche che costa appunto 500 lire. Se mi poteste dare voi questa somma, io... Ci senti, io come uomo di esperienza ti consiglierei una cosa. Sì. Tu lascialo fare il barbiere. Che non importa. No, non si può. Perché? Non è possibile. Perché? No. Ma scusi, che fastidio da te se quello fa il barbiere? No, lui la deve finire. Lui non può fare più il barbiere. Perché ti dispiace? Perché sono venuto in questo caffè? Lupus in fabula. Uè. È un lupo della fabbrica, cioè se era una fabbrica di lupi, che ne so? No, signore, è il pazzo di poc'anzi. No, sì. Il pazzo di poc'anzi. E che significa? Significa che è un pazzo, che è un po' sta qua, un po' sta anzi, che ne so io? Oddio, ma mette paura. No, non è a casa mia, no! Calma. È uscito dalla clinica, ma mi sentiranno, sapete? Calma. Ti aspetto al villino. Sì, andate. Calmatevi, non abbiate paura, non è pericoloso, ve l'ho detto, non è pericoloso. Io la seconda. Ecco, brava, secondate. Guarda, io voi, la seconda. Sì, fermatevi. Mi riconoscete? Sì. E chi sono? Siete il mio dottore. Dove sono, dottore? Non mi sgridate. No. Non lo faccio più. No, non lo faccio più. Ma andiamo, adesso ce ne andiamo. Su, andiamo. Che? Perché mi fanno rosso? E gioca con te. Ma non è pericoloso. È il barbiere. Ah, sì? La ah, lui? Il barbiere? Sì, il barbiere. Piacere. Oramai mi siete conosciuti. No, siete diventati... Stai qua. Gioacchino Rossini. Dite qualcosa. No, veramente sono il cognato. Ecco, il cognato. Siamo parenti, affini. Sempre parenti. Che peccato. Lo so. Dove eravate ieri alle 5 mentre io cantavo? Dove eravate? Piano, un momento, lasciamo pensare. Inventato un'altra cosa. Dove ero io? Ieri alle 5. Dove? Ero sotto le armi. Sì, era soldato. Era soldato. Quando sei stato congedato? Stamattina. Volete vedere il foglio? No. Ah, perché se volete lo faccio vedere no, il foglio. No, mi credere sulla parola. Ho preso il mio sopra il rigo, Sì, questo è vero. Come? Ho preso il mio sopra il rigo, ho preso. C'ero anch'io. Non ho capito. Ha preso il mio sopra il rigo. Ah, oh, quando mi dispiace. Povero giovane. Oh, ma dico io poi, perché pigliare il mio sopra il rigo? Non lo potevate prendere sotto? Guadagnavate tempo. Mi è piaciuto. Ma forse che domanda all'infermeria del manicomio. Una voce poco fa, qui nel cuore, mi dice.
sono, il mio cuor rapito è già, fu l'indoro che il piegò, sì l'indoro mio sarà, lo giurai. La vincerò! Zum, zum, ma se mi do, dove mio debole, sarò una birra! Se mi do, dove mio debole, una birra sarò! Ma se mi do, sarò una birra! Ma se mi do, ma se mi do, sarò una birra! Salvatore! Carmela! Che c'è? Sono... eccomi qua, eccomi qua! Lo senti che suonano? Lo sento, ma io solo due braccia e due gambe tengo! Momento! Chi è che grida in tal modo? I coniugi Cristalli! È lui che sta facendo una scenata di gelosia alla moglie perché dice che lei tiene l'amante qui! Via! In questa pensione devono metterci bene in mente che il colonnello di cavalleria in pensione Pizzo Scevola non tollera scherzi! Ma quali scherzi? Io non so niente! Lo so io! Qui si parla degli scherzi di pessimo gusto. Ma se io scopro l'autore di questi scherzi, gliela farò pagare cara. Gli darò una lezione della quale si ricorderà per tutta la vita. Sì o sì. Molto bello, molto bello. Pensione Stevo, eccolo lì. Ah, come pensione magnifica deve essere. Palazzo signorile. Proprio bello, già. Zona panoramica, sì. Bel panorama. E anche la stiratrice, bravo, bravo. Perché vedi, il panorama invoglia il pazzo, anche quando è guarito, che cosa fa? Finge ancora di essere pazzo per godersi il panorama. Si mette fuori a un balcone, sopra una bella sedia, con un bel sigaro in bocca, e si gode tutta la zona panoramica. La famiglia paga, e tu incassi. E io incasso. E poi mi piace anche il posto, centralissimo. Ah, qui qualunque eccesso di pazzia capita per la strada, tu da qua sopra, il pazzo, te lo succhi fresco fresco. Immediatamente. Guardate, al primo piano ci sono i pazzi tranquilli. Sì. Al secondo piano invece ci sono quelli furiosi. Ma noi non arriviamo al secondo piano. No. Non è il caso, visitiamo solamente il primo. Come vuoi? No, non per niente, ma c'è mia moglie, tua zia, che mi sta aspettando a casa, capito? Ok, beh, entriamo. Sì, ma... stammi vicino, Ah, sì, ma non c'è da aver paura, tanto sono tutti... Pazzi tranquilli, sì. Pazzi di fiducia, sì, lo so, ma sempre pazzi su. Cioè, è vero. Senti, se non se ne va via il violinista, me ne vado io. Gliel'ho detto a quel morto di fame. Non abbiate paura che il morto di fame... Quando prima andrà via, io sono un musicista, appena trovo un compagno d'arte parte in tournée, una lunga tournée all'estero, sentirete che successi! Ma guarda, quando? Guardate qua, per un momento che ho lasciato il costume in cucina, che dovevo provarlo, guardate qua come l'hanno ridotto! Chi l'ha visto questo costume? Ma che roba è questa? Che roba è questa? Costume di Otello che devo provarmi, perché domenica io interpreto l'immortale Otello. Questo è il motivo, pur non verserò il suo sangue purpureo, nel suo seno squarcerà la mia spada, il suo bel seno bianco, qual l'alabastro delle toppe. La vedremo! Caro signor Carlo, la vedremo! Ma cosa vedremo, signor colonnello? Mi riferisco a quei famosi scherzi. Ah, ma ride ben, che ride l'ultimo! E questo me lo garantisce il colonnello Pizzo Scevola! È inutile, non ci resisto in quella stanza. Lì mi sta sempre davanti agli occhi. Quel povero marito mio. Capisco, signora mia, voi in quella stanza avete vissuto con vostro marito. E fin da quando il signore se lo chiamò, siete rimasta sotto quella impressione. Cambiate casa, che vi devo dire? È una parola, cambiare casa. Intanto lo vedo lì, sempre lì. Dottore. Via, Carmela. Prego. Buongiorno. Eccoci qua. Beh. È là, eh? Prego, sei felice. No, prego. No, no, prima tu. No, dopo di voi. No, non facciamo scherzi. Ah. Questo sembra un manicomio. Lo so, ma... Stiamo vicino. Ah,
aspetta. Mamma mia. Mamma mia bella. Che? Non avevo mai visto tanti pazzi assieme. Avete vecchio ridotto! Alessero, lì mi appezzeranno come... Qui. Che sta? Non facciamo scherzi. Hai mai vista quello? Sì, vabbè, non vi preoccupate, ci sto io qua vicino a voi. Non ti muovere? No, no. Ma che fa, se ne vanno? Ah, capisco, forse è finita la ricreazione. Ecco, sì, è finita la ricreazione. Già. E quella lì? Quella resta. E restia. Si vede che deve essere un po' ricalcitrante. Ah, no, quella lì, quella povera donna, quella è convinta di essere la proprietaria della pensione. Ah, questa è bella, questa è bella, ragguagliami. Sì, e allora noi, per accontentarla, la lasciamo girare per gli ambienti. E fai bene, perché bisogna secondarli. Dai retta a tuo zio. Caro dottore! Eccoci. Avanti. Vabbè, ma dico... Sì. Beh, ci sono gli infermieri, sì. Sì, poi ci sono io. Cara signora, beh, come andiamo oggi? Non c'è male, voi? Io sto benissimo. Bene. E il signore è un vostro amico? No, il signore è mio zio Felice. Molto piacere! Sì. Che spavento! Sopra il pensiero, all'improvviso si sentono... Molto piacere! Prego! Posso? Sì, prego! Molto lieta, signore! Siete tanto simpatico! Grazie! Troppo buona! Oh, per carità, è dovere! E vabbè! Dico, vabbè! Ah, signora mia! Devo mandare in convalescenza! Vostro nipote è tanto un bravo giovane! Sì, grazie. Io sono così contenta di tenerlo qua nella mia pensione, perché non so se il dottore ve l'ha detto. Io sono la proprietaria della pensione. Ah, sì. Me l'ha detto. La proprietaria della pensione. È brava la proprietaria. Mamma, mi sono stancata. Sì. Mi sono stancata di fare questa vita. Sì. Appena si sposa mia figlia, io liquido tutto e me ne vado via. Va bene, ho una figlia. Sì. Una graziosissima figliuola, signora. Tanto una bella signorina. Brava, signora. Complimenti. Grazie. 25 anni. 25 anni. È già qua dentro. È già qua dentro con me. Che peccato. Capisco. Che tiene 25 anni? No, dico... Che peccato? Che peccato che sta qua, dico che, insomma... Sì, non si è sposata ancora. Non si è sposata, veramente peccato, perché... Sì, Un bocciolo. Dove? Lassù. No, mia figlia è un bocciolo. Credo che il bocciolo sia solo... Parla della signorina. Non mi muovete. No. Io la chiamo e ve la faccio con lei. Brava, sì. Non lo potete andare no, via. No. Rosina! Non me ne andate, Rosina! Rosina! Oh, dottor, Rosina, state qua. Non ce la faccio più con questi pazzi sfrenati. Questo è il direttore che mi dirige la clinica. Caro Don Carlo, vi presento mio zio Felice Sciosciamucca, che è venuto a visitare la pensione. Molto piacere, direttore. Pensione. Lo dico io. Questo non è una pensione. Questo è un manicomio. Lo so. Però è stata un'ottima idea quella di chiamarla pensione. Ma voi sapeste, zio Felice, Don Carlo come lavora, povero uomo. Dalla mattina alla sera è un continuo. E d'altra parte, se non ci fosse lui, proprio non saprei come fare. Sì. Ci vuole pazienza. Già, difatti, lavoro non me ne manca. Anzi, io potrei lavorare molto di più. Ma se non ci fossero questi benedetti pazzi. E se non ci fossero questi benedetti pazzi, lei, caro signor direttore... Cosa mangerebbe? Com'è? In fondo? Sono i pazzi che le danno da mangiare. A me? Già, i pazzi mi danno da mangiare. Zio Felice, allora la vogliamo visitare questa pensione? Sì, visitiamo. Don Carlo, ci fate strada? Come no? Prego, zio Felice. Prego. Grazie. Qui, fuori la veranda. Ci vede tutto il panorama. Cicci. Napoli. Giù, se Don Nicolino vuole le 500 lire, dice che aspettate anche troppo. Poi io come faccio adesso? Zio Felice non me l'ha data ancora. Non so, cerca di calmarlo. Non so, gli puoi firmare una cambiale. Ma comunque ti consiglio di scendere, perché sennò viene su lui. No, per carità. Vengo io. Ma pure lasciare a zio Felice solo. E fa buono, si tratta di 2 minuti. Vabbè, andiamo. Da qui si vede tutta Napoli. Laggiù il Vesuvio. Torre Nunziata, Torre del Greco, il Porto, Castello dell'Ovo. Laggiù è Capri. Che bello. Lì è Posillipo, capo. Che bello. Da qui si vede tutto. Si vede tutto, ma non si vede mio nipote. È stato con noi. E dove sarà stato? Sarà rimasto di là. E come è rimasto di là? Io se non vedo mio nipote, sto in pensiero, direttore. Hai un santo ragione. Io quando perdo pago subito.
E tu sono qua più anni che passare di qui. E non strillare! Non strillare, che? Ma oramai, vabbè, stiamo parlando, stiamo ragionando. Stiamo ragionando. Oramai si tratta di farsi andare fino a domani. Mio zio, i soldi me li dà. È arrivato a Napoli. Sì, sì, chi non paga i debiti del gioco in 24 ore non è un uomo, è un buffone. Sì. Tu mi stai offendendo? Ah sì, sì, ho preso, non mi è 500 lì. E allora se la prendo su questa donna, sai che ti dico? Che io i soldi non te li do né adesso né mai. Ah sì, e allora... Sì. No! Il sangue! Il sangue! Il sangue! Subito! Dai, dai, dai! Voi dovete fare il testimone! Io vi farò chiamare, avete visto che avete la mattina? Cicillo! Oh, eccolo qua! Cercavamo appunto voi! Ah, ma signor mio, io c'ho da fare. Cerco. No, no, un momento, io voglio presentare mia figlia, la più virtuosa delle figlie. Mia sono figlia. Tutti buoni insegnamenti di mamma. Ah, sì. E il dottore è andato via? No, è qui, dietro all'uscio, è dietro all'uscio. Ah, appena io lo chiamo viene, perché lui vede e sente tutto. Bravo. Non va via, è sempre presente. Bravo! Questo signore è lo zio del dottore. Saluta il signore. Buongiorno, signor zio del dottore. Buongiorno, signorina. Mia figlia è una brava ragazza. Sì, eh? Voi forse credevate che fosse una di quelle pazzarelle. No, per carità. No, E chi l'ha pensato mai? Quelle si vede subito, questa è una ragazza savia. Ecco, si vede subito che è di buoni sentimenti. Sono tutti buoni insegnamenti di mamma. Sì, sono tutti buoni insegnamenti di mamma. Gli ammaestrati, eh? Come ammaestrato? No, dico, i vostri ammaestramenti di educazione, lei mi ha fatto... Profitto, Bravo. Che vedi che fa l'inghino, fa la riverenza. Dice le poesie. Dice pure poesie. Ma che carino, alla sua età. Gesti quando dice la vispa Teresa. Alla sua età. Alla sua età. Ma senti la signora la vispa Teresa. No, no. La vispa Teresa aveva fra l'erbetta volo, sorpresa, gentil farfalletta. Basta. Cicillo, ho capito tutto. È ma magnifica. Che cos'è? Avete perduto vostro nipote? Ma non l'ho perduto, signora. Noi siamo abituati così in famiglia. Ci chiamiamo sempre. Appena siamo distanti, 5 minuti ci chiamiamo. Cicillo, zio, cosa c'è? È abitudine di casa. E sapete quali sono le preferenze di mia figlia? Di un po', che preferisci? Il manicomio. Io preferisco gli uomini sui 40. Ah sì? Preferisce gli uomini sui 40? Vedete, io un uomo come voi gliela darei senza pensarci su due volte. Signora, lo so, ma per me sarebbe troppo onore. Oh, prego, per carità, l'onore è mio. No, non incominciamo, l'onore è mio. L'onore è mio e basta. E vabbè, chi parla più? Rosy, ti piacerebbe sposare questo signore? Certo. È tanto simpatico! Ma allora questo è un matrimonio che si può fare! Si capisce! Voi ci siete? Io ci sto! Non è che poi cambiate idea? Me ne persogno! No, perché se cambiate idea, io mi faccio brutta! No, signora, non è il caso, non vi fate brutta, perché io non cambio idea! Benissimo, allora figli miei, siate felici! Cicillo! Beh, adesso me ne vado perché c'ho da fare, signora, benissimo, ci vedremo domani e combineremo tutto! Domani combineremo tutto, salute il signore, su! Arrivederci, signore! Arrivederci! Arrivederci! Don Carlo! Cicillo! Basta! Ho detto basta, se no ce la vedremo! Con questi scherzi, ce la vedremo! Questo è il male. È pur vero, patrizi venerandi illustri, che io tolsi a quel vegliardo la figlia, ma è altresì vero che sposa la feci. E voi che le fate là? Scusi, credevo che la camera fosse vuota, entravo per prendere una boccatina d'aria, ma vado via subito. No, anzi, prego, restate. Restate, potete esservi d'aiuto. Io sono di passaggio. Accomodatevi. Sentite. Sì. Sentite, voi conoscete Otello? No, non lo conosco. Non conoscete Otello? No. Ebbene, ascoltate, ve lo spiego in due parole. Io sono Otello, lei. Condottiero della Repubblica Veneta. Ma no. Sì. Permette? Prego. Io sono Felice Sciusciamucca, sindaco di Roccasecca. Tanto piacere. Molto lieto. Dunque, sentite, io ho sposato Desdemona. Sì. La figlia del senatore. Veramente? Sì. Ah sì? C'ho piacere. Ah sì, grazie. Complimenti. È una bella ragazza. Beh. Ostra che sei una bella ragazza. Desdemona, eh? Sì, Desdemona. Conosco anche il padre. Padre non è possibile. E come non è possibile? No. Non lo sapere meglio di me. Insomma, ecco, lo conosco. Lo vedo ogni giorno, lo vedo. Come? Il suonatore, quello con la chitarra che c'ha l'occhio bendata e la figlia Desdemona va in giro col piattino. Ma non suonatore, senatore. Ma senatore? Senatore. È stupido. Ma mi direi a schiaffi sulla fisionomia stessa. No, state sentendo. Capito, suonatore? Dunque, il mio alfiere, Iago, mi ha messo una pulce nell'orecchio. Ma no. Sì, una pulce nell'orecchio. Ma guarda che scherzi. Guarda, qui. Ma che sono scherzi che si fanno? Se mette la pulce nell'orecchio a un signore galantuomo, una pulce nell'orecchio, ma lo sa che è pericoloso? Ecco. La pulce può forare il timpano e va con la tromba di Eustachio e va al cervello. Qui. Via qua. No, ma cosa ha capito?
Dici che c'è la pulcina d'orecchio? Ma no, il mio alfiere, Iago, mi ha detto che mia moglie mi tradisce. Ma no, non dire queste cose. Mi fa specie una persona seria come lei. Ma non lo sa come fanno questi alfieri. Si divertono. Prima mettono la pulcetta nell'orecchio dell'individuo e poi gli mettono la guerra in famiglia. Per carità, chi con te mi tradisce? No, no, veramente. Col mio protetto, col mio pupillo. Con Cassio, con Cassio. E per Bacco? E questo si rompe la giacca. E poi non dirette queste cose. Per queste cose ci vogliono le prove. Ma le prove io le ho. Il fazzoletto. Il fazzoletto. Sì. E che anch'io ho un fazzoletto. E allora con questo mia moglie mi tradisce. Tutti abbiamo un fazzoletto. E allora vuol dire che le mogli le tradiscono. Chi è che non ha un fazzoletto nella vita? O lei forse ci soffia il naso con le dita. Ma il porcaccione. Il fazzoletto era di mia moglie. E l'hanno trovato nella casa di Cassio. Capito? Sì. Beh, allora, quando è così, le cose vuol dire che cambiano. Le do ragione. Amico, coraggio. Allora viene? Viene domenica a sentire come finisce il fatto. Beh, dico, non potrebbe dirmelo adesso? No, no, domenica. Domenica, quanti è possibile? Beh, io. Uno. Uno. Ah no, amici, parenti, non ne ha da condurre? Vuol rendere la cosa pubblico? Sì. Faccio come vuole. Allora, se permette, faccio un po' il conto. Eh? 15 posti. Sì, 15 posti. Domattina le farò avere 15 posti. Va bene, io la ringrazio. Certo, un porozzo! È il mio linguaggio. Io fanciullo ancora settenne, sopra i campi di battaglia condotto, ivi rimasi. Beh, insomma, è mezz'ora che sto suonando. Mezz'ora? Voi è una settimana che state suonando e ci avete fatto una testa così a tutti quanti qua dentro. Beh, sto suonando per avere un bicchiere d'acqua e non lo posso avere. Già, perché sono povero, ma ricordatevi che io sono un artista. Ah, come no? Voi siete un grande artista. Non vi impressionate, io gli do sempre ragione perché è un mezzo pazzo. No, è appunto per questo che mi impressiono io, eh? Scommetto che voi vi trattano diversamente. Sì, signore. Sì, signore. Si capisce. Abitate qui? No, 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 non abito qui. Ah, no? Sono di passaggio. Di passaggio? Sì, signore. Io sono... non sono di qui, sono di coso. Di? Di... Roccasecca. Roccasecca? Avete detto Roccasecca? Ho fatto male. No, Benone. Allora conoscerete senz'altro il maestro di musica. Il maestro di... di musica. No, no. Procopio Pascone, un grande amico mio. Procopio Pascone. Pascone? Sì. Maestro di musica? Lo conoscete? Qualcuno Pascone? No. No, suona l'organo. Ah, sì, sì, sì. Pezzo sì. D'uomo. Sì, 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 col lo conosco. Pizzo. Lo conosco. No, suona l'organo col pizzo. No, col pizzo suona l'organo. No, col... sì, suona l'organo. Sì, suona l'organo. Sì, sì, come sì. Sta? Sì, bene. Bene. È morto. E come è morto? Col puzzo dei carboni. È morto col puzzo dei carboni. Ah, si metteva sempre vicino al fuoco, glielo dicevo. Anche il carbonaio diceva sempre, maestro, non si mette vicino al puzzo, vicino ai carboni. Quando me ne dispiace, lo so. E adesso l'organo, chi lo suona? Io. Voi? Sì. Ma allora voi siete maestro di musica? Sì, signore. Sì? E se sapete suonare l'organo, sapete suonare meglio il pianoforte. Giovanotto, questo è ovvio, no? Come? Dico, questo è ovvio. Non ho capito. Voi mi avete domandato se io so suonare anche il pianoforte e l'organo. Si capisce. Se sono il pianoforte, sono l'organo. Dico, questo è ovvio. No, questo è ombrello. Lo so che questo è ombrello, ma di che... non è questo l'ombrello, cioè non è questo l'ovvio. È ovvio che io sono l'uno e l'altro. E l'altro. Io sono il pianoforte con l'ombrello. Pianoforte con l'ombrello? Sono l'ombrello col pianoforte. Col pianoforte, sì. Quando piove, apro l'ombrello e con la destra sono il pianoforte. Già, quando piove. Me ne potessi andare. Dove vorresti andare? No, in nessun posto. Come in nessun posto? Vorrei andarmene, no, ma da non, dove? Non da qui. E da dove? Da Seccarocca. Da Seccarocca? Sì, sì, sì. No, Roccasecca. E perché? Perché? È una domanda, una dice perché. Perché io sono un artista. Già. Vorrei... evolvermi. Evolvermi. Il grande passo. Oh, è stato il cielo che vi ha mandato. Beh, non lo so, comunque. No, il cielo. Sì. Ditemi una cosa. Il cielo me lo mandato qualcuno, eh? Moglie ne avete, no? No, no. Figli non ne avete, no? No. Già, facevi figlia, facevi... Ma come si permette, sto maleducato? E qualche sorella, la tenete, qualche sorella. Eh già, io poi che cosa vi dovrei rispondere? Io sorella non ne ho, giovanotto, ma anche se l'avessi, con mia sorella non c'è niente da fare. Per è chiaro? Per amore del cielo, siete solo? Sono solo. Meglio. Oh. E allora siete disposto a venire con me all'estero? Sì, signore. In Francia? Sì, a Londra? Sì, in America? A Liverpool? Losanna? Ah, sì? Sì. Non lo so. Che cosa? Chi Losanna? Di che è Losanna? A Liverpool.
Lo sanno che noi andiamo... No, lo sanno, la città di Losanna. Ah, non lo so se lo sanno in città. Sì, e che diavolo? Svizzera. Ah, lo sanno di Svizzera. Svizzera. Adesso, confondevo. Svezia, Norvegia e Scandinavia. E facciamo prima Svezia, poi Norvegia e poi... piano piano ce ne scendiamo sotto lo Scandinavio. Scandinavia? Che andiamo a fare sotto lo Scandinavio? Qui c'è qualche bottiglia di vino. Ma che bottiglia di vino? Parlo, qualcuno. Parlo dei Paesi Bassi. Ah, quei Paesi Bassi, piccolini, che sono i principali montagni, quasi parte col treno. Sì, sì, sì. Accettate? Accetto. Noi daremo concerto, violino e pianoforte. Con l'ombrello. Ma, con l'ombrello. Col pizzo. Senza pizza, senza ombrello. Senza pizza, senza ombrello, noi facciamo un decadato. C'è pronto. Noi ci basta un anno. Un anno. Faremo denaro a palate. E a palate. Oh, badate. Quando palate. Noi faremo denaro a palate. A palate. Ma quando palate. Quando badate, qua ci dobbiamo mettere d'accordo, perché io non ho potuto combinare mai niente per mezzo dei soldi. Già. Le spese le dovete anticipare voi, eh? Sì, sì. Voi cacciate, voi cacciate sempre voi. Quando sì, cacciate! Un milione! E voi cacciate! 2 milioni! E cacciate! E poi ai primi incassi, alle prime palate di denaro, poi... Detraite. Sì, sì, un'altra cosa pure importante, qua dobbiamo partire di notte. Vabbè, non ci deve vedere nessuno. Se non ci fanno partire più, dobbiamo salpare all'alba. Io non vi lascio più. Non vi lascio più. All'alba! No, all'alba! Non vi lascio più! Venite! Aiuto! L'uomo nero, aiuto, l'uomo nero! Quella debba morire, prescrive il fato. Questo mi dispiace. Per impedire che altri uomini la inganni. Ah, adesso è una sporcaccione. Ma pria! Che questa lampada io spenga. Sì. Pria! Che questa rosa io strappi. Sì. Un bacio. A me. Ancora un bacio. Non facciamo scherzi. E un altro. No. E sia l'estremo. No. Mai un dolce bacio. Ai. Tu così fatale! Aiuto! Aiuto! Direttore! Direttore! Aiuto! Chi c'è? Aiuto! Direttore, non glielo faccio più. Non glielo faccio più, che spavento. Ma che succede? Che spavento. Che spavento, i pazzi. Si sono scatenati tutti quanti. Che dite? Non lo so che sarà. Sarà lo scirocco, sarà la giornata. Direttore, io sono in crisi. Sono in crisi. Che spavento. Mio nipote, dov'è? Dov'è mio nipote? Cicillo! Cicillo! Dottore, l'avete medicato? Sì, non è niente. Gli abbiamo messo qualche punto. Allora può venire via subito? Non è consigliabile. È meglio lasciarlo riposare, tanto più che si è addormentato. Voi intanto mi dovreste aiutare a stendere il verbale. Eccomi qua. Calmatevi, signor Felice, se vostro nipote non è venuto ancora. È chiaro, avrà avuto da fare. Vuol dire che verrà domani mattina. Domani mattina? Domani a mattina? Un accidente! Direttore, io aspetto lui per andare a casa. Io sono l'uomo della città, non conosco l'indirizzo, non conosco la strada, non so il numero. Come va si bene, fa? Ma lui non si preoccupa per voi perché vi sa in un luogo sicuro. Sicuro? Sicuro? Ah, sì. Questo me lo chiamate luogo sicuro. Altro che. Ma non mi fate ridere. Luogo sicuro. Piuttosto io sto in pensiero per voi. Perché qui la pensione è tutta piena, non c'è posto. E perché cosa vorreste voi? Io dormissi qua, ma... Ma no, ma che stupido che sono. C'è, ho trovato per voi. C'è per voi una bella stanzetta al secondo piano. Ecchi! Ma che davvero? Ma dico, ma che davvero? Davvero? Io dormivo al secondo piano, direi tu. Io non ho mai dormito in... Oh, non mi dovete offendere. Rifiutare la mia ospitalità. Io non vi lascio andare via. E vabbè, calma, direttore, calma. Vuole farmi una domanda? Avete fatto sempre il direttore in questa pensione? Sì. Dico sempre il direttore? Sì. Non siete per caso un ex cliente? E poi mio nipote ha fatto una bella curetta, guarito, dice, beh, ma facciamolo che... fare il direttore. Ma chi mi capisce? No, io sono stato sempre bene di salute. Ecco, piuttosto pensiamo a voi. Io farò mettere un bel lettino in questa stanza. No. Ma no, se proprio sono costretto a stare qui, perché quel vigliacco mascalzone di mio nipote sa che mi deve riapprendere, non viene, vuol dire se volete arrangiare mettete un lettino nell'ingresso. Nell'ingresso? Vicino alla porta. E non si sa mai, in qualunque occasione io. Come? Qua abbiamo mangiato non solo senza tovaglie e senza forchette, ma addirittura senza Felice. Dopo 10 anni di matrimonio è la prima sera che non viene a cena. Mamma, pensi che sia successo qualche cosa? Dica quello che penso, non voglio dire. Ma se tante volte lo dovessi trovare dove dico io... a fare lo spiritoso con qualche ciocciovettolo, lo faccio ricordare, gira a Napoli, lo faccio ricordare. Senza bicchiere. Mamma, io sto in pensiero. Quando mai hai preso pensiero per mio marito, tu? Potrebbe essere successa una disgrazia a tutte e due. Ah, ti pigli pensiero per Ciccillo. Ma è logico, in fondo è una specie di mio fratello. Ah, esatto, vabbè.
Vuol dire che adesso vado in cerca di quella specie di tuo fratello con quella specie di tuo padre, eh? Vengo pure io. No, resta qua tu, perché se tornano loro non ci trovo e poi ti facciamo correrci dietro. Resta qua che vado io. Spegnere la luce? No, 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 luce accesa e porta aperta, per qualunque evenienza, in caso di emergenza. Come volete, felice notte. Buonanotte, grazie. Hey! Maledizione, a rischio di fargli un accidente. Orologio, già. In un manicomio che potevano mettere? Un orologio pazzo. Disgraziati. Che spavento. Oi, oi, oi. Il cuore in gola, mi sente. Il cuore in gola. Ah. Ah. Che gli ho fatto io? Manesco. Nel giorno della Befana. No, a Ferragosto. Ferragosto, Befana, siamo lì, hanno bisestito. Sì, è morto. Piaci pure a me. Signora, levatemi una curiosità. Che significa questa fascia a tracolla? È un omaggio alla memoria del mio povero marito. Leggete. Soltanto lui. Soltanto lui. E soltanto lui poteva avere questo stomaco. No, dico soltanto per lui. Voi potete avere questo stomaco di portare sul medesimo questa fascia. Che coraggio. Coraggioso. Coraggioso lui. Coraggioso, sì. Pasquale. Pasquale. Pasquale, mamma mia bella. Quando siete buono. Grazie. Buono
È bello. Beh, magari bello no, buono sì. Stando così a letto mi ricordate la buon'anima del mio povero Pasquale. Oh, mamma mia. Quando gli rimboccavo le coperte. Sì. Lasci fare. Così. Lasci fare. E poi gli facevo sempre lo scherzetto del sonnetico sotto al piede. Così, come gli piaceva. Come gli piaceva. Non lo sopporto il sonnetico, non ve lo faccio. Mi dispiace se passo tutta la notte qui. Ma che voi? Ma che lei vuole scherzare? Ma quante volte qui con me? Signore, non facciamo scherzi, vada, se poi la cerco non la trovo, vada nel suo reparto, signore, venga. Magari ci vediamo domani. Domani, sì. Facciamo una bella passeggiata insieme. Ecco, facciamo una bella passeggiata insieme. Andiamo a pigliare una boccata d'aria al cimitero. Ci facciamo quattro risate. Buonanotte. Buonanotte, signore. Buonanotte. De profundi, sì, sì. Signora, se non ci vediamo domani, ci vediamo il 2 novembre. Ah! Oh. In questo manicomio succedono cose da pazzi. Vi avevo avvertito che certi scherzi al colonnello Pizzo Cepola non si fanno. E domani riceverete le notizie. Ma perché mi fa così? Ma che gli ho fatto, figlio? Aiuto! Aiuto! Signore! Aiuto! Signore! Aiuto! Ma che succede? Aiuto, signore! Che successo? Signore, che aiuto? Chi se c'è uno che deve stare aiuto sono io! No, sono io! Mio marito mi vuole ammazzare! No! Ma c'è anche lui, eh? Vieni dal secondo piano! Lui viene dal secondo piano! Allora non mi ero ingannato, c'è qua anche lui, eh? Finalmente! Ma ti ci ho preso! No, no! Poi non ero io! No, non è vero! È Salina! Eccolo, il tuo drudo! Ma che crudo è crudo? Signore, io sono cotto! Ma cotto dal sole! Venite qui! E non mi tiri su! E guardatemi male in faccia! Sì, lo vedo! Qua, ditemi la verità! Sì. Voi venite da Milano? No, signore. Io vengo da Rocca Secca, sono Rocca Secchese. Non è vero! Rocca Secchese. Voi venite da Milano! Sì, signore. Ah, sì? Mi vengo da Milano. Venite da Milano? Oui. Bravo! Sì. L'ha confessato, ma no. Senti? E non spinga. Signore! È suonata la vostra ultima ora. Sì. No! Non ci faccia caso, quello va avanti. Ah, sì? Sì. Hai anche voglia di scherzare? No, non scherzo. Io ti ammazzerò! No! No, no, non ammazzare! Ah no? No. Ah, lo difendi? Sì. Lo difendi, questo bel tomo! Ma facci la cortesia, non mi difenda! Giusto! Oh. Sapete che cosa faccio? Io vi ammazzo tutti e due! No, e perché? Sì! Se lei vuole ammazzare tutti e due, perché? Tutte e due! Faccio una cosa, ammazzo soltanto lei e sua moglie. Eh già, e sarebbe troppo comodo! Non mi scopra! Vieni qui! Io l'ho detto e lo mantengo. Vi ammazzo tutti e due. No. Ebbene, ammazzaci. Voglio vedere se hai il coraggio. Ma signora mia, non facciamo questi esperimenti di coraggio. Vi prego, facciamoci ammazzare. Fatemi questo piacere. Ma che so piacere che si fa? Ma come vengo dalla provincia, da Rocca Secca, vengo qui a morire ammazzato. Ma nemmeno per sogno. Hai sentito? È un provinciale. E io sono il tipo di farmela con i provinciali. Almeno fosse un bel provinciale. Eh già. Ha ragione mia moglie, ma guarda, con due parole mi ha tolto subito il velo dagli occhi. È come se fosse caduto. A quelli del secondo piano il velo si cade. Ha ragione, ma come poteva innamorarsi di voi? Un provinciale. Almeno si fosse trattato di un bel provinciale, lo capisco. Ma voi siete proprio... La schifezza dei provinciali. Sì. Giovanotto, non offendiamo, sì. No, non vi offendete. Piuttosto, coccolina mia d'oro, mi perdoni, coccolina d'oro, diteglielo anche voi. Sì, coccolina d'oro, perdonalo, coccolina, perdonalo. No, non ti perdono. No. E allora devo toglierti il vizio di fare queste scenate. Ma io ti faccio il broncio. No, ecco. No, vieni qua, caro. Sì, coccolina mia, coccolina, guarda, non lo faccio più, te lo giuro, non lo faccio più. Facciamo la vagina. Sì, ecco, facciamo la vagina. Facciamo la vagina. Cosa state facendo? No, lo facevo per costringere la signora a far pace, cioè la isticavo. Bravo, insisti. Ci faccia pace, sì. Pace. Ma che pace, qui non c'è pace. Non c'è pace, questo è vero, a chi lo dite?
Non c'è pace, non c'è pace, signore mio, voi mi dovreste comprendere. Ah, capisco. Se foste sposato lo comprendereste meglio, io non posso vivere senza mia moglie. Come siete buoni, andate a nanna, eh? Andate a nanna e fate i bonini, se no vi faccio tutto sul popò. Andiamo. No, su. Perché adesso ti sei calmato, poi ti vengono i 5 minuti e io non... No, se vengono i 5 minuti io chiamo l'infermiera, la camicia di forza. Ma che 5 minuti vuoi che mi vengano? Sono calmo, andiamo. No, io dormo qui. Ma come? Questo è il letto mio? Come dormo qui? Questo è il letto di Rocca Secca. Che vuol dire? Vuol dire che faccio sacrifici, ma arrancio pure io con la signora. Dico, voi siete pazzo. Ah, sì? Ah, il pazzo adesso il pazzo sono io. Sì, signore, voi siete pazzo, lo dico io. Vuol dire che se mia moglie insiste, ci arrangeremo qua. E vabbè, e in tre, come ci mettiamo? Ma che tre? Dico io e mia moglie. E io dove? È andato all'inferno, cosa volete che me ne faccia? Ma come vado all'inferno col letto mio? Va bene, andate su in camera nostra. Al secondo piano? Sì. Ma non me lo penso. Ma come, in camera nostra? Con i cassetti aperti, i valori, ma scherzi? Polbacco, non ci avevo pensato, ci sono i valori, i cassetti aperti. Andiamocene su, cara. Coccolina d'oro, coccolina. Beh, coccolina d'oro, coccolina d'oro, i cassetti aperti, i valori. È che sono un ladro io. Per chi mi avete preso? Io sono il primo cittadino di Rocca Secca, Mascalzoni. Qui, qui. Mascalzone a me! Ah! E che gli ho fatto io? Perché l'ho fatto così? E che gli ho fatto io? È stata una catastrofe. È un miracolo se non muore. Io non so quello che hai combinato. Avrei voluto vedere cosa avresti fatto tu al mio posto. È tutta colpa tua. Colpa mia? La colpa è sua, cosa c'entro adesso io? È mia, no, adesso sembra la colpa è mia. Guarda. Intanto adesso noi non possiamo andare avanti col numero perché non c'è Giovanni. Guarda, ha la stessa corporatura. Già. No. Che cosa? Tipo so. Dico, proviamolo. Tipo la letta. Ma cosa? Sì, sì. Ma dico, non capisco niente io. Giovanotti, Giovanotti, ma dico, ma a che gioco giochiamo? Ma che cosa aspettate? Non si rompe mica, no? Andiamo! Su! Ma cosa fate? Prendilo per i piedi. Ma dico, sì. Su! Ma questa è un'aggressione! È un'aggressione! Oh. Ai! Mi spezzo! Più in alto! Più in alto! Più in alto ancora! Su! Andiamo! Oh! Ponte! Giro! Ma dico, ma che scherzi sono questi? Lo possiamo lanciare ora. Lanciare? Ma dico... Allora? È andato bene così? Sì. Possiamo continuare? Sì, sì. Ma attenti a non ammazzarlo, No. Allora, Cicillus! Direttore! Ma dico... Ma cosa mi fate? No, così no, così no. Soffro di vertigine. Questi sono quelli del secondo piano. Si sono fermati al primo. Ho volato, aiuto. Aiuto. E adesso proviamo il primo. Ma mettetemi giù. Mettetemi giù, ma che facciamo? Aiuto! Adesso andiamo a dormire. Non è tanto semplice. Ma l'altro è quasi morto. Andiamo, Qui me ne va. Ma che scherziamo? E dove si va? È vero che è un manicomio, ma si esagera. Questo è un manicomio che si esagera. Pure tu ci metti adesso, bruttuccellaccio. Chi sei gli altri viene? Mi hanno preso come uno straccio, mi hanno preso. Ma che scherziamo? Tutto pazzo. Ma cosa ti è successo? No, niente, non ti preoccupare, Margherita. È stato uno dei miei malati, capito? Un tipo furioso. Mamma mia, che mestiere pericoloso ti sei andata a scegliere. Vabbè, lasciamo perdere adesso. Dimmi, zio Felice è ritornato. No, ma non era con te. Sì, sì, era con me. Però a un certo punto... Vabbè, te lo spiego un'altra volta. Zia Concetta sta dormendo. No, è andata a cercare zio Felice. Vabbè, e dove andava? E chi lo sa, era tanto preoccupata. Pure io sono stata tanto in pensiero per te. Sei molto buona, Margherita.
E ti assicuro che se ci avessi tempo ti direi tante cose, ma... Ma? Ma fino a che non so dove sta zio Felice non sono tranquilla, hai capito? Lo devo trovare assolutamente. Signora, ce l'ha con me? Sì. Dica. Avete una sigaretta, per favore? Ma veramente, signora, io fumo sigari. Se vuole... No, grazie. Mezzo toscano. Ah, no. Siete forestiero? Sì, signora. Oh, inglese? No, no. Francese? No, no. Tedesco? Ma nemmeno per sogno. Signora, io sono di Roccasecca. Oh. E lei pure forestiera? No, io sono di qua. Ah, forestiera di qua. Ma ha una bella casa. Beh, molto piacere. Vuoi venire a vederla? Signora, non posso, per carità, io c'ho da fare, io cerco mio nipote. Ma prendiamo una bella tazza di caffè, cocco. Ma veramente, vede, signor, io non ho mai inteso nominare il caffè col cocco. Il cocco fresco, sì. Comunque, non ho tempo perché cerco Cicillo. Ma lascia perdere Cicillo, vieni. Come lo lascio perdere? Lo sai che sei simpatico? Beh, oddio. Sei un simpaticone. Beh, non esageriamo. Ma arrangio, faccio la mia figura. Bravo! Lo sapevo io. Ma cosa hai capito? Questa è una signora per bene. Oddio, è tanto cara e tanto gentile che senza conoscermi mi ha invitato a casa sua a prendere il caffè. Signora, vuol dire che adesso non è possibile, ma un'altra volta io e mia moglie approfitteremo della sua gentilezza. E portaci pure a mamma, così giochiamo a tombolo. Signora, ma non vedi che quella è una donna ingenua? Vuoi giocare a tombolo con mamma? Figurati. Ma che tombolo è? E allora va bene, facciamo quello che vuoi tu perché te non ti arrabbi. Ecco. No, io non mi arrabbio. Oh. Non mi arrabbio. Ma no, signora, non si deve arrabbiare. Sono calma finché sono qui, ma a casa ti spacco la testa. Quello che è successo non ne so niente. So solo che hanno dormito separati. Anzi, la signora diceva che non lo vuole vedere neanche a tavola. Senti, Betty. Zio Felice dove sta? Ah, sta ancora dormendo sopra un divano del salottino. No, io vorrei entrare, però non mi vorrei far vedere da zia Concetta. Come posso fare? Passa da questa parte, per la porta di servizio, vedete, là. Ah, per la porta di servizio, vabbè. E zia Concetta dov'è? Ah, sta nel salotto assieme alla signorina. Andate. No, è inutile. Lo pianto e me ne vado. Mamma, voi non gli avete lasciato neanche il tempo di parlare. Che vuoi parlare, figlia mia? L'ho visto con i miei occhi. Svergognato. E va bene, per questa volta lasciatelo stare. Ah, se io sto zitta per il quieto vivere. Ma se mi accorgo di un'altra cosa, ce le faccio pagare tutte. Signor. Che c'è? Signor, qua fuori c'è la mamma della fidanzata del signor Felice. Come? Io mi credevo che si trattasse di uno sbaglio, invece sembra di no. Ha detto sono la mamma della fidanzata del signor Felice. Ma faccia entrare, signor. Come? Falla entrare. E per fortuna che mi sono fermata al primo piano. Se andiamo al secondo con i furiosi. E come succede? Già, e mi dispiace proprio, zio Felice. È stata colpa mia perché non vi dovevo lasciare solo. Beh, oramai è fatto, cosa vuoi fare? Non ci vediamo più. Però nella tua clinica non ci metto più piede neanche se mi ammazzo. Ah, no, mai più. E anche se impazzisco. Ah. Avete ragione, dico... Se felice, allora... Arrivederci. No. Sì, dico ciao. Sto dicendo, quelle 500 lire che mi avete promesso... Io? Sì, ieri al bar. Ti ho promesso 500 lire? Come no, eh? Vabbè, ogni parola, ogni promessa è debita. Sì. Dunque, io prendo 500 lire e te le do. Sì, signore. E quando tu hai avuto le 500 lire da me, che cosa avanzi? Più niente. Tu da me non avanzi? Più niente, perché... Stiamo pace. Stiamo... Allora che cosa? Le 500 lire, dico. Ah, lo so. Io prendo la 500 lire. Sì. Te la do. Sì. Tu cosa fai? Me la prendi. Te la prendi. E da me che cosa devo avere ancora? Niente più. Dunque, tu da me? Non avanzi niente. Non avanzi niente. E le 500 lire? Se non me la fai pigliare, se precipiti. Ah, no, questo lo dico. Dunque. E chi precipita? Ecco, queste sono 1000. Vabbè. Al cambio naturale sono 1000. Vabbè. Al cambio odierno, insomma. Allora... No, che allora? Portami 500 lire di resta. Allora dico, 500 lire di resta. Sì, vado, compro la macchina, sì, torno e vi porto. Oh, senti, fa una cosa, se vedi zia Concetta, mettici una buona parola. Ah, vabbè. Che vengono da pace. Sì, sai come fa? Sì, avete... Grazie. No, che cosa? Ancora non sono andato. Credevo che fossi il resto. Ah, credevate... No, è la 1000 lire. Vai. Io adesso riesco dalla porta di servizio. Quando torno, vedo zia Concetta e ci parlo. Vai dove ci parlo io, che quella si calma. Vai dove vuoi tu.
È stato un matrimonio combinato così, come si dice, in 4 e 48. Ieri abbiamo conosciuto Don Felice. A lui è piaciuta mia figlia. Mia figlia lo ha trovato simpatico. Tanto simpatico. Voi siete la mamma? La mamma e mamma. Eh? La sorella più grande. Ah. Ma ve lo faccio venire subito. Margherita, sì. Vai a chiamare il mio caro fratellino e digli che qui c'è la fidanzata. Scusate, signore. Margherita. Sì, mamma. Io vado su a preparare le valigie, partiamo subito, sennò qua chissà che cosa succede. E calmatevi, mamma. No, io qua non faccio niente, ma appena arrivo al paese chiamo l'avvocato Don Alfonso e gli faccio fare il divorzio. Hai capito? Fuori c'è il marito dell'amante di vostro marito. Il marito di chi? Dell'amante del signor Felice. Quello così ha detto. Ha detto che sua moglie ha confessato. Ah, sì? E falla entrare. Mi raccomando, Rosy, cerca di essere graziosa. Questo è un partito buono assai, non ce lo dobbiamo perdere. Sì, mamma. Sono cuscita, c'è scappato le passi. Don Felice, figlio mio. Carissima mamma, e chi vi aspettava? Hai visto, ti abbiamo voluto fare una bella sorpresa. È vero, Rosy? Sì, mamma. Bellissima, una sorpresa magnifica, ma qui, no, qui non possiamo parlare. Andiamo in qualche posto. Dove? Lì, andiamo lì. Ah, in questa casa, con chi? Che possiamo parlare come vogliamo noi. Dai, dovete andare. No, non ci disturba nessuno. Vengo subito. Dov'è? Dov'è questo Felice sciasciamocca? Sono scappate pure questi. Ah, eccovi. È inutile. Adesso non potrete più negare. Mia moglie ha confessato tutto. Voi la conoscevate. Voi la conoscevate? Io? Sì, dico io? Sì. 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 Sì, confessate. Sì, ma la conosco da molto tempo. Eravamo bambini. Abbiamo fatto il morbillo insieme. Ah, sì? Allora... Vi piace mia moglie? Sì, sì. Sì. Mi piace. Beh, mi piace. Bene. De gustibus non ad libidum sputacellam. Mi piace. E dite un po', che cosa vi piace di più in mia moglie? Veramente mi piace tutto. Meno una cosa. E cioè? Il marito. Signore. Signore. Questa è un'offesa che va lavata col denaro. Ma non mi faccia ridere. La prego, lo faccia per me. Metti, se lo faccia per me, lo faccia per me. Quando mai si è visto che il bucato si fa col denaro? Per carità, laviamolo con una vetrina di sapone. No! Io non lo lavo a vostra moglie, non sono il lavandaio di vostra moglie. Ecco qua. La supplico, lo faccia per me, dica di sì. Per lei? Mm. Beh, quando è così le cose cambiano aspetto. Vuol dire che... Sì, andiamo lì, c'è tutto lo corrente. Facciamo una bella saponata. Venghino con me, signore. Un momento, ma dove volete con lui? Facciamo una bella saponata. Ho capito. Vengo subito. Un momento, dopo. Bettina! Bettina! Che c'è, signore? L'avete chiamato? Sì, senti, c'è una persona che mi possa portare una lettera con urgenza a domicilio dove dico io. Sì, ci posso mandare mio fratello. Sì, bravissima. Allora la scrivo subito. Sì. La scrivo subito. Qui ce l'ho corrente, sì. Dunque. No, per favore, abita qui, Felice Ciusciammocca. Sì, perché? E dovreste dirgli che qui c'è il maestro Enrico Pastetta. Tieni, fai una corsa e porta sta lettera. L'indirizzo sta sulla busta. Vabbè. E voi a chi cercate? Felice Ciusciammocca. Ah, entrate, entrate. Tanto oggi è giornata di visita. Accomodatevi. Posso entrare? Sì, accomodate. Grazie assai, prego, grazie. Prego. Felice! Felice! Caro Felice, io sono pronto per la partenza. Ma allora è un'evasione in massa? Come? No, dico, è una cosa mia. È stata tanta la gioia che io stanotte non sono riuscito a dormire. Voi, A chi lo dite? Nemmeno io sono riuscito a dormire. È vero. Ma per altri motivi. Altre ragioni vostre. E poi solo per avere la gioia di scappare da quella gabbia di matti che è la pensione. E se poi ce ne accorgo? Come? Che mi fanno? Che mi possono fare? E poi adesso ce ne partiamo, no? Avete preparato la vostra notte? Veramente... Stavate preparando? Stavo preparando. Ah, sì? Anzi, vorrei chiedervi un favore, visto che avete un baule bello, grande, grande, se posso mettere pure sti fagottelli miei, sì? Come ci vanno, è così grande, ci vado pure io qua dentro. Anche voi? Sì. Entrate lì dentro. Ecco, come è così grande. Non ci credo. Non ci credete? No. Come non ci credete? Neanche se lo vedo con gli occhi. Lo volete vedere? Voi entrate lì dentro. E come no? Voglio vedere. Ve lo voglio far provare, ma siete tanto simpatiche che vi devo dare tutte le soddisfazioni che volete. Entrate, voglio. Volete vedere? Vi faccio vedere subito, vedete? Immediatamente, entrate. Subito, subito. Entrate, ecco fatto. Ehi! Ehi! Professore! Dove volete essere spedito? A Losanna o nei Paesi Bassi sotto allo Scandinavio? Ecco! Accopri! Oh, pure Muzio Scivolo. Colonnello?
saranno riposo. Uno dei due deve morire. È quello che dico anch'io. Uno di noi due deve morire. Sì. 5 e 3, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tocca a lei. Non dobbiamo batterci all'ultimo sangue. All'ultimo sangue? Non è possibile. E perché? Perché io sono nemico, guardi. Non fatelo stupido. Sì, signor. Scegliete armi, sciabola o pistola. Sciabola o pistola? Devo scegliere? Sì. Qualunque cosa scelgo, scelgo bene? Sì. La scelta è libera? Libera. Insindacabile? Insindacabile. Non facciamo che dopo andiamo ai sindacati a dire, quella ha scelto un po' troppo. Ho scelto. Cosa fate? Ho scelto tu. Stop qui. Io ho detto che non dobbiamo batterci qui. Sì, stai zitto. Sì, stai dottico, stai zitto a me stesso. Dobbiamo batterci qui, qui non è possibile. Perché? Passa gente. Andiamo lì dentro. Signor colonnello, andiamo lì, non c'è nessuno. Ci possiamo battere con la nostra comunità e magari in libertà in maniche di amici. Don Carlo! Che c'è? C'è una lettera per voi. Chi l'ha portata? È questo bello giovane. È urgente. Urgente? Subito. Caro Don Carlo, venite subito a casa mia al Villino de Rosa e portate due facchini e diversi metri di corda. Fate presto, vi saluto, Felicio Sciamocca. Ma cosa c'è? Mi faccio ancora paura. No, no. Eppure adesso sono struccato. Mi dispiace ieri sera di avervi spaventato. Questo però significa che ho fatto la parte con molta naturalezza. Ah sì, è vero, naturalissima. Comunque stamane io ho saputo il vostro indirizzo e sono venuto per servirvi. Ecco qua, 15 posti per domenica. Ah, grazie, molto gentile. Cosa c'è? Mavino, mi stanno buttando giù la casa. No, è mia moglie che soffre col cuore. E allora c'hai i battiti accelerati. Oh. Ecco. Ma guardate lì! Sì, sì. Guardate! Sì, sì. Il baule si muove! Sciocchezza! Non ci faccia caso, mi sono dimenticato di dirgli, è un baule vecchio. Sa, dentro ci sono dei topi così grossi. Topi? Sì. Ma questa è la voce del colonnello? No, è mia moglie che imita la voce del colonnello. Ma no, ma è proprio il colonnello questo! È il colonnello che imita la voce di mia moglie. Sa com'è? È andato nel bagno e è rimasto chiuso dentro. Lo vogliamo aprire? Sì! Apriamolo! Venga con me, apriamolo! Strillate! Se non viene il direttore, non mi apro! Bussa, eh? Chi è che ha bussato la porta? Come? Il direttore del manicomio? Lo faccio entrare. Venga, direttore, come va? Io vi ho mandato a chiamare perché era mio dovere. Cosa avete portato con voi? Quattro infermieri? Benissimo. Io adesso ve li consegno. Però con loro, mi raccomando, non siate tanto severo con loro. Se fanno resistenze, allora mettetegli pure la camicia di forza. Ma papà, Felice, con chi stai parlando? Sì, ti capirò che tutto. Qui dentro, in queste stanze, ci sono 7 pazzi. Non vedi? Ma che è successo? Ma avete mandato a chiamare con tanta fritta? Che fratti? Ma che è successo? E me lo domandate voi. Ah, ma allora sapete proprio che il direttore non lo sapete fare. Pazienza uno, ma me ne siete lasciate scappare 7. Non vedi, ma che state dicendo? Come che sto dicendo? Ma che siete pazzi? Ah, sì, adesso il pazzo sono io. Mi sentite? Alzate la voce che voi vi temono. Qui c'è il direttore! Qua c'è il direttore con gli infermieri! Infermieri, ma perché devono temere di me? Perché? Ma sono scappato, tutti i pazzi, sono venuto qui. Qui? I pazzi che ci avete in cura voi nella clinica. Ma no, capo con i pazzi! Attenzione. Ma quali pazzi? Voi vi sbagliate. Come mi sbaglio? Ma si capisce, voi non siete venuti in uno stabilimento di pazzi. Oh. Ma come io l'ho catturati? Stanno nelle stanze, li ho chiusi dentro, lì nel baule ce n'è un altro. Povero gente, ma no, quelli non sono pazzi, quelli stanno meglio di voi. Ma non è il manicomio? Ma che manicomio? Quello è un albergo. Ma aprite, quei poveri disgraziati! Ma che maniera è qui? Aprite il baule, ma questo! Passate di paura, Michè, ma per fortuna è andato tutto liscio. Cicci, io per questa volta ti ho aiutato, ma un'altra volta... Ah, non ti preoccupare, Michè, prima che zio Felice ritorna a Napoli ne passerà del tempo. E poi sai che ti dico? Che di fare questa vita mi sono scocciato pure io. Sì, hai ragione.
Io la saluto, la riverisco, la ringrazio e la prego di accettare le mie scuse. E anche a lei, signor Otello, mi scusi tanto e grazie. Signora, scusi anche lei. Lo so, lei voleva che io sposassi sua figlia, ma non è il caso perché io non mi trovo in condizioni tali che... E anche quest'altro mi vuole portare in America, a Losanna. Ma che Losanna nessuno. Allora non era vero che eravate l'amante di mia moglie. Ma che amante di vostra moglie, per carità, scusi tanto, peccato, signora. Voi non sapete quello che avete perduto. No, io lo so quello che ho perduto, ma vuol dire che sarà per un'altra volta. No, non ci sarà un'altra volta. Finché vivo io, tu a Napoli non ci metterai più piede. Finché vivo io, questo è pure presto, ve lo garantisco io. Ma però hai visto quell'imbroglione Cecilia, ne ha combinato uno. Sì, qua c'è il... Mascalzone, farabutto. Chi è? Ah, sì, il resto? Questo è il Rivazzi, La clinica coi pazzi. C'è anche il terrore. Verdindirindina, al terrore ci diciamo un occhio. Perdonatemi, sono io che ho combinato tutto l'imbroglio e vi chiedo perdono. Non c'avevo soldi, ero pieno di debiti e non sapevo come fare per... Ma c'è la malozia. Perdonatelo, papà, andiamo, si può anche perdonare, però tu a Napoli non ci resti più, Vieni con noi a Roccasecca. Roccasecca, allora ci va a Roccasecca. Tutti a Roccasecca. Arrivederci a tutti, Andava a Napoli a cercare i pazzi. Hai ragione, figlia mia. I pazzi sono ovunque, è pieno il mondo. Ce ne saranno in sala, certamente. E pensandoci bene, in fondo, lo sono pure io, modestamente. E compatite questa mia follia, se vi ho donato un'ora di allegria.